Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi mi trovate già vestita, vi mostro quindi subito il mio outfit. Allora, questo vestito a fiori, guardate un po', allora, ha il collo alto con questo volant, la stessa cosa nelle maniche. Poi rimane largo qua a camicetta, poi invita un elastico e scende poi tutto a balze. Allora, questo vestito l'ho preso da CVG e mi piace perché, allora, se tengo l'elastico giù in vita rimane a questa lunghezza, quindi del ginocchio. Se invece lo tiro un pochino magari su con una cintura, rimane decisamente più corto. Allora, lì dipende dalle occasioni. Allora, capello sciolto, trucco fatto, manca solo il rossetto, perché oggi è una giornata super speciale. Oggi è il compleanno di Pierandrea. Quindi andremo a pranzo con i miei suoceri, andremo a pranzo con Fede, con Mauro, quindi sarà una giornata super speciale. Adesso io mi sono già vestita, adesso vestirò Pietro e Nea, poi vi mostrerò il suo outfit. Allora, nel frattempo Pierandrea questa mattina, perché come sapete lui la domenica si alza super presto, è passato dal verduriere, ecco qua, dal nostro verduriere di fiducia, e mi ha preso, allora, il broccolo che piace tantissimo anche a Pietro e Nea, i finocchi, i peperoni, delle banane, dei kiwi e dei mandaranci. E poi delle carote, perché questa settimana ho intenzione di fare il brodo vegetale e poi pensavo di fare insieme a voi con i bimbi il dado vegetale. Quindi questa settimana cercherò di attivarmi al meglio per potervi fare questo dado vegetale, perché in tantissime me l'avete chiesto. Allora, la casa oggi è super pulita perché ieri ho sistemato tutto, ho già messo sulla lavatrice, quindi appena rientreremo a casa la butterò all'interno dell'asciugatrice. Spero oggi di poter andare a fare un giro all'outlet, non ne siamo sicuri, perché poi questa sera avremo un aperitivo per il compleanno di un'amica che anche lei fa il compleanno oggi. Tra l'altro oggi fa il compleanno anche la moglie del socio di Pier, che saluto, e saluto anche il Andrea, il fidanzato della mia amica Elena. Quindi oggi giornata di super compleanni. Allora, adesso stacco la videocamera, vado a preparare i vestiti di Pietro e Nea, lo lavo, cerco di convincerlo ad andare su a lavarsi e poi noi ci vediamo dopo. Eccoci tutti in partenza, c'è Fede, Pietro, adesso scendiamo che c'è Pierandrea che ci aspetta. Andiamo le gambe. Anni in più, male. Come male? Sei vecchio! Papà vecchio! Mi dico tutti i capelli bianchi ormai. Quanti? Non possono dire, no? Non si possono dire? No, no. Papà! Non possono dire perché. Papà! Dimmi! Da dove andiamo? Dove?
Buonasera, eccoci tornati. Sono le 20. Pierandrea è appena andato dai suoi genitori a prendere Pietrenea, perché noi siamo andati a fare la spesa, lui era molto stanco, per cui abbiamo preferito lasciarlo da loro, perché ogni volta che lo portiamo con noi al supermercato, poverino, per lui è una super tortura. Allora vi mostro, facciamo uno svuota la spesa. Allora, siamo andati da Panorama, che se io lo trovo carissimo, tant'è vero che preferisco andare all'Esselunga, però ci siamo trovati lì per altri motivi, per cui ci siamo fermati a fare la spesa. Allora, abbiamo preso le cialde per la nostra macchinetta del caffè, abbiamo preso queste della Lavazza, crema e gusto. Poi, vabbè, la pappa per Nerina, lei mangia solo questa, i gourmet perle. Poi abbiamo preso due confezioni di sacchi per l'immondizia. Allora, io mi trovo molto bene con questi della Domopack. Allora, ne ho preso uno da 70x120 con il manico e uno da 52x54 cm, sempre col manico. Poi il sale per la lavastoviglie, la pasta per Pietrenea. Allora, io di solito prendo la Rummo, però di questo tipo di pasta i ditaloni della Rummo non li ho mai visti, per cui prendo questi della Barilla, che a Pietrenea piacciono veramente tanto, sia all'interno magari di un minestrone che semplicemente con il ragù o un po' di burro. Poi ha un altro confezione di sacchetti, poi l'olio extravergine di oliva. Allora, questa volta ho preso quello del casolare. Allora, questo è uno dei oli extravergine di oliva che costa di più al supermercato, perché l'abbiamo pagato sui 9 euro, però è 100% italiano. Poi due confezioni di risotto. Allora, io questi generalmente non, allora io non amo i cibi pronti, però in casi di emergenza, quando magari arriviamo la sera tardi e magari la sera prima non ho fatto in tempo a preparare la cena, andiamo di ridotti. Questi sono quelli della Knorr. Poi lo zucchero, che è 2 giorni che abbiamo finito lo zucchero. Poi l'Activia, questo è al mirtillo, è buonissimo, Pierandrea li mangia tutte le mattine e la sera. Poi il deodorante per la lavastoviglie, io ho sempre preso quello di marca, questa volta abbiamo deciso di provare questo della Panorama, vediamo un po'. Poi il Napisan per igienizzare le superfici, quindi la cucina e il tavolo della cucina. Poi ho preso una di queste ricariche della Vileda, del Turbo, ecco qua, queste microfibra, perché ne ho solo uno e dato che comunque va lavato, le volte che lo si utilizza preferisco averne uno di scorta. Poi ho preso, perché era in offerta, questo intimo, detergente intimo della Venus. Questo è con estratto di menta ad azione antibatterica, purifica, rinfresca, protegge e previene le irritazioni. Questo era in sconto, l'ho pagato forse neanche 2 euro. Poi il mio inseparabile Cif Casa Expert, il sgrassatore candeggina. Io so che gli amanti dei detergenti fatti in casa queste cose, questi prodotti non li vogliono neanche vedere, io li capisco, ma li utilizzo oltre che nel bagno, perché mi trovo veramente bene. Poi a me entrare in bagno e sentire il profumo di candeggina, di non lo so, mi dà l'idea proprio di bagno pulito, per cui ho provato questo Cif e non me ne separo.
Allora, questo è 100% igienizzante, potere sgrassante e va molto molto bene anche per smacchiare i capi bianchi. Tant'è vero che lo utilizzo sulle magliette di Pietro Enea, le magliette dell'asilo, che sono bianche. Fortunatamente sono bianche, su qualsiasi macchia, quindi dalla macchia di pomodoro, dalla macchia di pennarello, dalla macchia di terra magari in bella stagione, una spruzzata di questo, lascio agire 20 minuti, ma neanche un quarto d'ora, e la macchia magicamente sparisce, quindi non me ne separo. E poi c'era Andrea, che veramente, ragazze, è di un goloso, si è preso queste due confezioni di Kinder cereali che dovrò nascondere, perché a Pietro Enea, bella stella, a Pietro Enea comunque concedo il dolcino giornaliero, ma preferisco nascondere e evitare di darglielo, magari darglielo 1-2 volte a settimana, troppo esagerando. Allora, poi ho preso lo Scottex Regina, questo è lo Scottex che preferisco, è quello secondo me più resistente. E poi come carta igienica io prendo sempre, adesso l'ho già aperta perché l'avevo finita nel bagno di sotto, io prendo sempre questa della Foxy, di solito la prendo rosa, questa volta Pierandrea mi ha detto per favore prendiamola azzurra, e allora va bene, l'ho accontentato e l'ho presa azzurra. Allora, queste sono le mie scorte e adesso andrò a metterle a posto, poi preparo qualcosa per cena per Pietrinea, perché noi assolutamente non mangiamo perché siamo pieni. Mi cambio, una bella doccia, tisana calda e TV della domenica sera. Ciao ragazzi, allora oggi è mercoledì, io sono appena tornata dal lavoro, sono le 13:41. Oggi è mercoledì e il mercoledì esco prima, ma la mia giornata non è finita perché praticamente oggi pomeriggio avrò le udienze, quindi dovrò tornare a scuola. Sono passata da Max Factory perché sapevo poi di non farcela nel pomeriggio, per cui sono passata adesso, perché l'altro giorno ho addocchiato e ho voluto prendere assolutamente, perché di taglia S ce n'era solo più una, mi sono fiondata a prenderla e ho preso, eccola qua, la gonna scozzese. Allora, questa gonna arriva proprio appena sopra il ginocchio e mi piace proprio perché ha questi colori che io per in questa stagione adoro, quindi e si può mettere veramente con tutto, perché si può mettere col rosso, si può mettere col nero, si può mettere col blu, col giallo, col verde, veramente con tantissimi colori. Per cui questa l'ho presa e l'ho pagata 17,99 euro. Poi, sempre da Max Factory, ma questi li ho presi ieri, ho preso questi orecchini, cioè praticamente ho preso 6 di questi diamantini e poi ho preso questi cerchietti praticamente con tutti i brillantini attorno e in uno solamente questo pendaglietto, anche questo tutto brillantinato con l'occhietto verde. Allora, questi mi sono subito piaciuti, tant'è vero che poi pensavo di andarne a prendere altri e metterli magari qua al posto dei brillantini, tanto sono cerchietti molto molto piccoli. Quindi poi l'ho pagati, mi pare la coppia, se non sbaglio, mi pare di aver pagato la coppia, se non sbaglio, sui 2 euro, quindi proprio poco. È ovvio che per le ragazze allergiche magari al nickel o comunque allergiche a questo tipo di materiale che non è né argento né oro, sicuramente non sono adatti, però io non ho di questi problemi, per cui ho deciso di prenderli. Poi un'altra cosa di cui vi volevo parlare, perché mi sto trovando veramente bene, questo è un body di Zara in microfibra
e lo trovo ottimo come sostituto delle canottiere, perché è morbidissimo, veramente proprio morbido. Questa è una taglia S e non tira assolutamente, cioè devo dire che stamattina l'ho messo per la prima volta, perché sinceramente non mi ricordavo neanche più di averlo preso, perché devo averlo preso forse per il mio compleanno, quando Pier Andrea mi ha regalato il buono da Zara, quindi è già un po'. E penso di andarne a comprare altri, perché sono ottimi. Allora, questi sono senza manica, quindi smanicati, quindi l'ideale anche magari per l'estate, con sopra un gonnellone o come sottogiacca. Quindi devo dire che è molto molto bella, ve la consiglio. Poi penso di averla pagata, non vorrei dirvi una cavolata, ma penso di averla pagata sui 7-8 euro, quindi sicuramente lo andrò a prendere. Allora, adesso pranzo. Ho preparato ieri sera la vellutata di zucca che adoro, e fatta con il Bimby. Non so se avrete già visto il video ricetta della vellutata, o comunque lo vedrete di come la faccio io con il Bimby. Allora, adesso vado a pranzare, poi mi devo assolutamente lavare i capelli, perché sono pessimi, non li avrei dovuti lavare ieri, ma ieri pomeriggio per fortuna Pietrenea era dalla nonna, da mia mamma, perché a me è venuta un'emicrania pazzesca, quindi mi sono dovuta mettere sul divano distesa al buio, perché quando mi prendono questi attacchi di emicrania sono terribili. Noi siamo di famiglia, mia mamma soffre di emicrania, mia nonna soffre di emicrania, per cui l'ho sicuramente ereditata da loro. Poi fortunatamente mi è passato, è venuta la ragazza del Bimby, perché mi è scaduto l'abbonamento della Cookie Doo, allora è venuta per spiegarmi, farmi vedere come rinnovare l'abbonamento, quindi rinnoverò l'abbonamento. Poi ho prenotato il corso per sabato, per lunedì, perché lunedì io, Fede e alcune colleghe andiamo ad un corso di cucina col Bimby, quindi sarà una serata fantastica. E niente, adesso appunto vado a pranzare, poi mi lavo i capelli e ci vediamo dopo. Ciao! Allora, eccoci qua, io sono pronta per uscire. Allora, quest'oggi ho preferito legare i capelli in questo modo, con delle forcine. Allora, trucco semplicissimo, proprio semplice, semplice, semplice. Il vestito, quello di oggi, a fiori, quello di CVG. Ecco, forse c'è la luce più adatta in questo momento per farvi vedere i miei orecchini, che mi piacciono tantissimo. Allora, poi la matita degli... Allora, poi ho messo oggi questa matita nera, l'ho messa anche un pochino all'interno dell'occhio, so che sbava. Ho messo la matita negli occhi, ma ho dimenticato questo spazzettino, quindi vado immediatamente a correggerla. Allora, io con questo video vi saluto, vi mando un super bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!